Dalla letteratura al cinema, Vitulano si conferma protagonista grazie alle sue bellezze storiche, monumentali e paesaggistiche. Il Centro Sannita nei mesi scorsi ha ospitato la troupe del film Felicissime condoglianze del regista Claudio Insegno. Una scelta naturale visto che il comune è anche l'ambientazione dell'omonimo romanzo, scritto dal giornalista partenopeo Tonino Scala e presentato questa sera nel Salone Santissima Trinità. Nel volume come nel lungometraggio si parla di un argomento sicuramente delicato, cioè quello dell'organizzazione di funerali. Si tratta però di un espediente per affrontare anche il tema della morte, mischiandola sapientemente con la storia dei due fratelli, il primo principe del foro e il secondo funeral planner. Le avventure dei due danno vita ad una commedia tutta da ridere. Sono curioso di capire cosa lo sceneggiatore e il regista hanno visto all'interno di questo libro, che è un libro che nasce per gioco. Penso che quando tu scrivi una storia, quando scrivi un pezzo di letteratura, devi essere brava ad acchiappare quello che c'è nell'aria. Ebbene, mi arriva una telefonata: Tony, bisogna scrivere una commedia. Io scrivo testi sempre di altra natura. Dico, ma io non sono capace di scrivere una commedia. Lui mi dice, no, ma tu dovresti scrivere una commedia, ma perché non fai una commedia su un funerale? Mettere insieme la commedia e un funerale sembrava un paradosso. E poi aggiunge, dovrebbe essere ambientata a Vitulano. Io Vitulano non sapevo nemmeno dove fosse, se in Campania o in qualche altro posto. Ho visitato Vitulano più volte, mi sono innamorato di questo borgo, delle sue frazioni, dei suoi monumenti e è uscita fuori questa storia. La presentazione del libro segna l'inizio a Vitulano della Sagra della Castagna, un evento divenuto ormai un appuntamento fisso per gli appassionati sanniti, ma non solo. La realizzazione del film nel nostro comune rappresenta l'occasione ideale per far conoscere le nostre ricchezze e tipicità oltre i confini provinciali, ha spiegato il sindaco Raffaele Scarinzi. L'obiettivo dunque è quello di promuovere un territorio ricco di storie e prodotti di alta qualità che merita di essere scoperto e vissuto. La presentazione del film è l'anteprima, del libro è l'anteprima anche rispetto al film perché precede di qualche mese l'uscita del film. Il libro e il film sono interamente ambientati a Vitulano. È un'operazione culturale e un'operazione d'immagine. Culturale perché il cinema rappresenta un veicolo culturale immediato, di prima grandezza che riesce a coinvolgere e a trasmettere messaggi importanti. È un'operazione d'immagine perché il film coglie gli scorci più belli di questo paese e quindi ci dà l'opportunità di farci conoscere oltre i confini provinciali. C'è stata una risposta bellissima, importante da parte di tutti i cittadini che si sono coinvolti appieno, sia mettendo a disposizione risorse economiche, mettendo a disposizione l'ospitalità e sia incuriosendosi e interessandosi al film. Quindi credo che anche da questo punto di vista ha aperto le menti dei vitulanesi, che siamo un paesino di montagna e quindi abbiamo bisogno di questi stimoli culturali. E questa è l'occasione anche per aprire la 24ª Sagra della Castagna, che è un evento che, come potete vedere, anima tutto quanto il paese, coinvolge tutta la popolazione.